Mitici, miti sessuali, la verità sulle dimensioni del pene. Allora, caro Malgascione, se pensi di avercelo piccolo, storto, deforme o intorcigliato, non lo so, in qualche modo, devi tenere presente che molti uomini credono erroneamente, e questo lo dicono le donne, che le dimensioni del pene siano direttamente correlate all'autostima e alla soddisfazione sessuale. Intanto c'è quel famoso detto, no, non lungo che tocchi, non grosso che intoppi, ma duro che duri, è il ca so coi fiocchi. E questo è un po' il concetto fondamentale. Ma poi ci sono anche delle statistiche, ad esempio uno studio condotto nel 2015 dalla rivista JAMA Survey ha rivelato che mediamente la lunghezza del pene eretto, diciamo, è 13,24 centimetri, mentre la circonferenza è di 11,66. Questi dati dimostrano che poi di fatto la maggior parte degli uomini è nella norma. Certo, ci sono alcune donne che hanno questo mito, quelle donne che dicono ah, lo voglio 18, 20, 22, sono donne che non conoscono nulla, sono ignoranti proprio anche del loro stesso piacere fondamentalmente. Ma in effetti poi le statistiche dicono che sono una stretta minoranza queste e sono anche cretine fondamentalmente. La maggior parte delle donne non dà grande importanza alle dimensioni. Ciò che conta di più è proprio, come dire, l'utilizzo, anche perché poi dimensioni eccessive possono anche generare male, ma poi soprattutto le donne sono molto cerebrali, quello che conta di più è la comunicazione, l'intimità, la connessione emotiva durante il rapporto. E anche c'è poi uno studio condotto questa volta nel 2019 dalla rivista Sexual Medicine che ha rivelato che l'82% delle donne non dà importanza alle dimensioni. L'82 è quasi, diciamo, un qualcosa di bulgaro, diciamo. Ecco, invece le abilità sessuali, non soltanto con l'attrezzo, ma in generale, e l'attenzione al piacere della partner, sono molto più importanti delle dimensioni in sé. E questo, tra l'altro, c'è un'altra statistica molto interessante. Uno studio pubblicato dal Journal of Sexual Medicine nel 2016 ha evidenziato tra l'altro che la maggior parte delle donne raggiunge l'orgasmo principalmente attraverso la stimolazione del clitoride, caro amico, che la lingua batte dove il clitoride, si dice, che ovviamente non so se sai, ma è esterno, non c'entra niente, diciamo. Non è influenzata questa stimolazione dalle dimensioni. E quindi diciamo che devi tenere presente che le dimensioni non sono un indicatore significativo di successo sessuale. Anzi, magari ci possono essere uomini con dimensioni elevate che però poi hanno difficoltà a tenere su tutto l'ambaradan, oppure non hanno la capacità, insomma. È essenziale comunque rendersi conto che ci sono altri fattori che sono molto più importanti. Tra l'altro, come dicevo prima, dimensioni eccessive possono essere anche dannose. E poi diciamo che se la natura ha prodotto, produce esseri umani maschili, diciamo, con dimensione del pene eretto di 13,2 centimetri, è perché quelle, diciamo, sono le dimensioni migliori. La natura, come dire, natura crea. E quindi dobbiamo abbattere, no, questo mito delle dimensioni. Spesso sentiamo storie, leggende, diciamo, riguardo alle dimensioni del pene, che sono state messe in atto probabilmente dal mercato del porno, che è una recitazione, è assolutamente una recitazione. Um,
Quindi soltanto una minoranza di donne, veramente una minoranza, dice che la dimensione del pene è importante, ma poi quale dimensione? Non sicuramente la dimensione da superdotato, ma comunque meno del 20% delle donne, comunque l'82%, la differenza è il 18%, quindi veramente un qualcosa di come dire, marginale. E quindi l'amore e la connessione emotiva sono le cose fondamentali, il saperci fare. E le dimensioni del pene eccessivo producono anche fastidio, tra l'altro. Ecco, quindi questo è il concetto di fondo. Quindi stai tranquillo, caro Malgascione, e migliora la tecnica, migliora il rapporto, migliora la tua comunicazione e le cose per te andranno sicuramente meglio.